Ho questa sera l'immenso piacere di avere qui con me Stefano Soldano, un uomo che insieme a sua moglie, che è una medium straordinaria, si occupa di medianità e di spiritualità. Questo da moltissimi anni. Lo fanno Grazie. per aiutare gli altri e so che lo fate anche non a scopo di lucro perché non percepite denaro. Come mai? Assolutamente. A titolo totalmente gratuito. Come mai questa scelta prima di tutto? Assolutamente a titolo gratuito perché, beh, innanzitutto ringrazio per l'opportunità che mi dai di esporre la nostra storia e il nostro lavoro. Assolutamente a titolo gratuito perché la medianità non è un lavoro, la medianità è un servizio che bisogna rendere al prossimo. Noi seguiamo la dottrina di Allan Kardec e i grandi esempi di medium come Chico Xavier, di Divaldo Franco. E tutti loro hanno praticato e ci insegnano come la medianità sia uno strumento che il Padre Eterno ci ha regalato, è un dono che si riceve e un dono che si riceve va condiviso, non va venduto. Quindi, come si dice, gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente diamo. E Quindi voi quindi avete, se ti chiedo scusa, finisci, scusami. prego, quindi è questo, ecco, non c'è assolutamente nessuna finalità di lucro, anche perché semplicemente il medium è semplicemente un passaparola, è un passacarte, riceve una comunicazione e la passa. Nessuno si sogna di dare un premio al proprio telefono, è uno strumento il medium, semplicemente. Quindi La ricevo. vera e propria missione, la vostra, comunque. Esattamente, sì, Voi sicuramente la avete viviamo. anche un canale YouTube che si chiama, se non erro, Semi del Domani. Sì. Lasceremo anche poi il link in descrizione, ovviamente, dove poi appunto cercate di aiutare gli altri, ma voglio specificare che voi non chiamate i defunti, ma sono No, loro a assolutamente. venire da voi. È Sì, così? esattamente. Nel canale YouTube sostanzialmente noi cerchiamo di diffondere la conoscenza della dottrina spiritista di Allan Kardec partendo dal suo libro base che è il Libro degli Spiriti e dagli altri libri come anche il Vangelo secondo gli Spiriti, che sono i primi due libri che noi stiamo analizzando e li stiamo studiando pagina per pagina. Insieme ai vari seguitori, insomma, quindi leggiamo il libro e ne parliamo e diamo tutte le spiegazioni di come del significato che la spiritualità dà a Quindi quella cosa. accompagnate le persone nei confronti della spiritualità, e questo è per Sì. questo è importante sottolineare che gli spiriti vengono volontariamente da voi, ma non siete Assolutamente. voi ad evocarli, perché non vorrei che No. vi Noi contattassero. riceviamo spontaneamente messaggi 2 volte alla settimana, facciamo delle sedute di medianiche, seguendo tutte le indicazioni che la spiritualità di luce ci dà, e quindi tutta una preparazione, ma è una preparazione, diciamo, a livello morale, è una preparazione a livello di comportamenti che dobbiamo tenere in modo da essere affiancati da spiritualità elevata e non da spiriti tenebrosi, perché per quanto In concerne. questo senso, Sandy ha anche uno spirito guida, no? Sì, noi per quanto riguarda tutto il lavoro medianico in questo senso, la nostra guida spirituale è Fratello Ambrogio, che è uno spirito che col quale diciamo ci interfacciamo già da alcuni anni, ci ha guidato in questo percorso di ricezione dei messaggi. I messaggi che riceviamo sono messaggi diciamo di persone normali, insomma, che può essere un
genitore, un figlio, un nonno, uno zio, un parente, un amico. Tutti i messaggi che riceviamo, noi li postiamo gratuitamente nel nostro blog. C'è un blog dove tutti i messaggi sono postati in ordine cronologico, si possono fare ricerche anche per parole chiave, quindi poi nomi, quindi l'accesso è libero e l'aspetto fondamentale, come dicevi, è che sono gli spiriti che si presentano spontaneamente, non sono evocati. Perché? Perché non invochiamo? Perché in realtà il medium non ha la garanzia che chi si presenta è davvero chi dice di essere. Cioè, noi abbiamo l'idea, magari un po' distorta, che magari uno spirito siano tutti buoni, bravi, onesti, sinceri. Non è così. Gli spiriti sono come le persone incarnate. Quando disincarniamo e andiamo nel mondo spirituale, continuiamo a essere noi. Quindi, sì, ci sono brave persone, ma ci sono anche persone che sono un po' meno bravi, ci sono i dispettosi. E quando noi il medium chiama uno spirito, si può presentare chiunque dicendo: sì, sono io Giovanni che stai cercando. E il medium non ha modo di comprovare l'identità dello spirito se non dal contenuto del messaggio. Tra l'altro, tua moglie ha diversi tipi di medianità, sia psicografia, sia Sì. insomma, diversi Sì, tipi. È lei ha, 360 gradi, diciamo, una medium a 360. diciamo, la sua medianità ha varie caratteristiche, ha varie peculiarità. Diciamo che lei ha la possibilità di ricevere messaggi sia sentendo lo spirito, come se facesse un dettato praticamente, lo spirito, lei sente la voce dello spirito che gli parla, a volte addirittura anche con le inflessioni dialettali, così. Altre volte ha una forma di scrittura ispirata, per cui sente, diciamo così, delle frasi, non sente la voce vera e propria, sono dei pensieri che si formano nella sua mente. E altre automatica invece è la mano che va da sola, lei non sa neanche cosa sta scrivendo, poi guarda e vede. E a volte canalizza, e quindi è lo spirito che parla attraverso di lei. Incredibile, incredibile. È una medianità che ha avuto da sempre, insomma, sin da bambina, già intravedeva gli spiriti. Quindi diciamo che rispetto a una persona no, comune, normale, sono molte cose, insomma, però ecco, ad esempio, non vede gli spiriti come può essere un Chico Xavier o un Divaldo. Ad esempio, Divaldo, che sicuramente direi che è il più grande medium vivente al momento, perché Divaldo Franco, lui da bambino giocava con gli spiriti e non si rendeva manco conto che fossero spiriti, quindi li scambiava per bambini normali. Solo Allora, dopo poi si è una reso cosa conto. che ti avevo già detto al telefono quando ci siamo sentiti, no? Che mi preme dire, no? È che sicuramente stiamo attraversando un periodo particolare, no? Dove tutti Certamente. ci aspettiamo che ci venga a salvare il Cristo, che ci venga a salvare l'alieno, eccetera, eccetera. Quando in realtà già ridi. Sì, perché in realtà cerchiamo la via di uscita facile. Noi siamo in un momento di transizione planetaria. Noi stiamo passando, come ci insegna la dottrina di Kardec, la Terra è un mondo di espiazione e pena al momento e sta diventando un mondo di rigenerazione. Diventerà, diciamo, è iniziato questo processo di trasformazione. Aspetta Stefano, spieghiamo bene che cos'è, prima di tutto, la Terra è un pianeta di espiazione e pena. Cosa Allora, intendi? Una sorta di purgatorio, inferno? in un certo senso possiamo intenderlo così. Diciamo che è un pianeta in cui gli spiriti che sono ai primi passi del cammino evolutivo e quindi ancora molto
grezzi da un punto di vista di evoluzione morale, cominciano a fare i primi tentativi, inizia una prima consapevolezza di cosa è giusto, di cosa è sbagliato, ma a volte, e noi stessi, diciamo, ciascuno di noi personalmente è testimone di questo, a volte ci rendiamo conto di cosa sarebbe la cosa giusta da fare, ma non ne abbiamo la forza perché magari va per essere economico, materiale, e quindi viviamo ancora in questa fase in cui siamo combattuti. Cosa succede? Quindi commettiamo errori, stiamo imparando. Da qui la necessità di espiare e la pena. Espiazione e pena che non devono essere visti come una forma di castigo, ma come una modalità per prendere consapevolezza dei nostri errori e imparare a fare la cosa giusta. E quindi reincarniamo quante volte è necessario fino a quando impariamo a vivere in maniera corretta, così come gli insegnamenti di Gesù ci indicano, gli insegnamenti morali di Gesù, e quindi l'umiltà, il perdono, la carità, l'umiltà, la pazienza, tutte queste qualità che sviluppiamo. Quindi in questo momento la Terra è un mondo di espiazione e pena, perché siamo ancora, diciamo, sbagliamo molto complessivamente come umanità, e lo vediamo quotidianamente, no? C'è molta violenza, gli omicidi, l'egoismo, chi sfrutta questo, chi sfrutta quello. E quindi c'è molto su cui lavorare. Ecco, quindi c'è molto su cui lavorare, quindi voglio dire, ribadisco il concetto, siamo noi che dobbiamo lavorare, no? Esattamente. Il cambiamento, la trasformazione del mondo, in mondo di rigenerazione, quindi in un mondo dove ci sono spiriti che hanno già un livello di consapevolezza maggiore, non avviene per grazia divina, non viene perché ci viene calato dall'alto, o non è perché fino a ieri facevo tutto sbagliato e oggi compio chissà quale rituale magico e zac divento uno spirito di luce. Così anche si parla nelle profezie, ad esempio, del ritorno di Gesù. Sì, ma non è che è perché è lui che torna che sì, allora cambia tutto. Noi che dobbiamo cambiare. E se siamo cambiati il sufficiente e saremo degni di rimanere in questo nuovo mondo, continueremo a vivere qui e reincarneremo qui. Se invece non avremo superato l'esame, saremo ancora, abbiamo bisogno di ripetere ancora qualche anno, reincarneremo in un mondo più arretrato, che è ancora di espiazione e pena, per avere l'opportunità di crescere e migliorare. Però tutto deve partire da noi, quindi non sono gli alieni che ci fanno diventare più bravi, non è un rituale che ci fa diventare migliori, non è anche tornasse Gesù in persona che ci fa diventare migliori. Siamo noi che dobbiamo lavorare sui nostri pensieri, sui nostri comportamenti, e siamo consapevoli che è la cosa più difficile, per questo che tanti poi si aggrappano invece alla soluzione facile del Salvatore, che sia il Salvatore. In termini spirituali, no, ci sono delle tematiche molto interessanti, e molte persone fanno passare che va bene qualsiasi cosa, che ne so, abortire, oppure girarsi dall'altra parte se un povero chiede un pezzo di pane, perché comunque poi al di là è tutto sanato e tutto va bene, saremo nella luce, saremo, non è così. Non è così, nel senso, è molto diffusa questa concezione, è la concezione del buonismo e non della bontà. Per cui si vuole credere. Per esempio, cosa succede ai bambini che vengono abortiti e alle persone? La spiritualità di luce ci insegna che la vita in qualunque forma è sacra, va protetta con ogni sforzo, deve essere il centro della nostra attenzione. E la vita si ha dal momento del concepimento. Al concepimento
lo spirito inizia il processo di unione col proprio corpo fisico, che è il processo che si completa al momento del parto, ma già inizia a essere legato lo spirito, già nelle primissime ore. E quindi la spiritualità ci dice che assolutamente l'aborto bisogna evitarlo, perché è una forma di soppressione della vita. Evitarlo, però sentiamo che una ragazza l'abbia fatto in maniera un po' inconsapevole, ha comunque modo di rimediare, no? Sì, le conseguenze sono molto diverse. Ecco, c'è un principio generale che è la sacralità della vita. Poi le conseguenze effettive di ciascun caso sono estremamente variabili. Perché? Perché sono in funzione delle circostanze e del grado di consapevolezza della scelta. Perché pensiamo bene, facciamo due casi molto diversi. Una ragazzina, facciamo 12-13 anni, violentata, diciamo che violentata di una famiglia disagiata in una situazione di grande difficoltà sia economica che morale. Viene violentata, rimane incinta e sceglie di abortire. Dall'altra parte mettiamo una donna incolta, di successo, che realizzata economicamente, che aveva tutti gli strumenti per evitare di rimanere incinta e decide di abortire perché in realtà il figlio è un intralcio per la carriera o perché è una seccatura che non vuole sopportare. Sono due situazioni completamente diverse, con in mezzo una gamma di situazioni ugualmente sfumate. Le conseguenze saranno decisamente diverse, fatto salvo che il principio è sempre la protezione della vita. L'ideale sarebbe portare avanti comunque la gravidanza e piuttosto dare il bambino in affidamento o in adozione. Ma le conseguenze della persona che fa una scelta del genere, senza una consapevolezza, senza una lucidità, senza sapere anche le conseguenze dal punto di vista pratico, morale e spirituale, è una cosa, l'esempio della ragazzina, piuttosto che di chi magari ha già anche studiato la dottrina spiritista, sa cosa succede. E quindi possono poi esserci effetti sia sul piano fisico, sia in questa reincarnazione o nelle successive. E quindi ci Questo sono vale anche conseguenze. per altre cose, ad esempio il suicidio, no? Sì. Anche lì vale sempre il principio che la vita è sacra e quindi il suicidio è sempre in ogni caso sbagliato, non è mai la soluzione, né nei casi in cui si vuole fuggire da un dolore che sia fisico o morale, un dolore dello spirituale, un disagio o così via, non risolve la questione, perché se è un disagio della persona che ha dei traumi, che ha dei problemi, non mi viene, mi sfugge la parola, un Anche problema non so, suo. per esempio, anche delle malattie mentali, no? Che Già le malattie mentali è un po' diverso, perché se è una scelta, ad esempio, quella del suicidio, fatta consapevolmente, quindi con lucidità, pensata magari per un periodo lungo, pianificata, uno si è informato magari, perché anche noi vediamo, riceviamo molte domande in questo senso di persone che si percepisce che ci stanno facendo un pensiero e dicono: ma cosa succede poi nel mondo spirituale? Diciamo, di solito, almeno all'inizio si sta peggio, non è mai la soluzione. E le prendi conseguenze. qualche anche visita per aiutare proprio un posto che si Sì. chiama la Valle dei Suicidi, no? Mi sembra. Sì. La maggior parte diciamo, di chi si suicida in maniera convinta e non magari sull'onda di un'emozione, una cosa
o perché magari non era del tutto lucido, ma chi sceglie convintamente e lucidamente di suicidarsi, il più delle volte finisce in questo luogo del mondo spirituale che viene chiamato Valle dei Suicidi, perché è un luogo di, diciamo, in cui gli spiriti affini, che sono sullo stesso livello di vibrazioni, che hanno le stesse, diciamo, modo di pensare, tendono ad attrarsi e a ritrovarsi, ed è un luogo di, sostanzialmente, di sofferenza, perché chi decide di suicidarsi sicuramente lo fa perché è disperato, sta male, oggettivamente, e non, suicidandosi non viene meno questa sua sofferenza, e questo è il motivo grande, il motivo per cui non ha senso farlo, perché non è la soluzione, non stai meglio dopo che ti sei suicidato, continui a stare male, e quello è il dramma. E quindi questi spiriti che magari sono già in questa valle da un po' di tempo e hanno, cominciano a prendere consapevolezza che il suicidio non è stata una soluzione, vogliono rimediare, possono essere aiutati e vengono aiutati anche, ma non solo, anche da dei medium. A volte, ad esempio, anche a mia moglie succede di poter entrare in contatto con questi spiriti che sono nella valle per aiutarli a visualizzare, a entrare in contatto con la spiritualità di luce che gli presenta un cammino di redenzione attraverso il quale possono ritrovare la pace e rimediare gli errori che hanno commesso e soprattutto affrontare il nocciolo del problema e quindi affrontare e risolvere la causa che li ha indotti al suicidio. Il problema che ha generato quell'idea deve essere affrontato e risolto. E quindi ecco, questa è anche una delle funzioni dei medium, non è solo Sandy che fa questo, ce ne sono anche altri, ma è una delle funzioni perché? Perché questi spiriti in questa situazione sono ancora molto legati alla materia, sono e hanno difficoltà a percepire la presenza della spiritualità di luce, mentre gli è molto più semplice percepire un medium che è ancora nel corpo fisico e quindi ha un perispirito più denso e più facilmente richiama la loro attenzione, entra in contatto con questi spiriti e può guidarli, diciamo accompagnarli e poi darli in consegna alla spiritualità di luce. E quindi è un lavoro di medium in questo senso, di mediatore in questo senso, anche da un punto di vista non solo di messaggio, ma è un mediatore di redenzione che accompagni qualcuno verso un percorso. Senti, hai anche detto che la Terra sta diventando un pianeta di rigenerazione. Sì. Cosa significa? Significa che è un mondo, diventerà un mondo in cui gli spiriti che si reincarneranno in questo mondo saranno spiriti che avranno già sostanzialmente, ad esempio, abbandonato la violenza. Saranno spiriti molto più distaccati dalle cose materiali. Non saremo ancora, per dire, spiriti perfetti. Ci sarà ancora un po' di egoismo, un po' di invidie, gelosie. Non è un mondo perfetto ancora, ma è un mondo sicuramente in cui la violenza che c'è oggi non ci sarà più, o sarà qualcosa di assolutamente sporadico e destinato ad esaurirsi. Quindi sicuramente un mondo decisamente rispetto a quello di oggi si può tranquillamente paragonare a un paradiso rispetto alle condizioni attuali, dove incomincia l'idea del dualismo spirito-corpo comincia a diffondersi, si ha una consapevolezza che noi non siamo questo corpo, ma siamo uno spirito che temporaneamente è immerso in questo corpo. E quindi questo cambia anche la prospettiva della vita, perché se io mi immedesimo con il corpo fisico, secondo me la vita ha solo un senso da un punto di vista materiale. Se invece io mi identifico con uno spirito, le cose materiali cominciano a essere più distaccate da me.
E quindi comincio a vivere in funzione di altri valori, e non di valori materiali, ma di valori morali, che sono i valori dello spirito. Ma E quindi quindi sarà sarebbe un... questo il nuovo mondo, quello che Sì. tutti stiamo aspettando e speriamo di finirci in questo nuovo Dobbiamo, mondo. dipende solo da noi, dipende da ciascuno di noi, quella è una responsabilità individuale. Invece cosa accadrà alle persone che non accederanno al nuovo mondo? Chi non accederà al nuovo mondo si troverà a terminare questa reincarnazione, e terminata questa reincarnazione non potrà più reincarnare sulla Terra fino a quando non avrà raggiunto un livello di maturità morale coerente con il nuovo mondo. E quindi nel frattempo dovrà reincarnare in un mondo più arretrato. E nel caso già la spiritualità ha indicato un mondo che si chiama Chiron, che è molto più arretrato della Terra di oggi, in cui Molto più arretrato che intendi, volendo fare un paragone, cominciamo a preoccuparci. i mondi primitivi, l'età della caverna, gli uomini Mamma. delle caverne. Quando l'uomo comincia a uscire dalle caverne e a formare le prime comunità, le prime cittadine, i primi villaggi, città è già una parola grossa, i primi villaggi, le prime cose, diciamo, la nascita della civiltà, come la intendiamo noi. Si tornerà lì perché rispetto agli abitanti, agli spiriti nativi di quel mondo, chi arriva lì sarà molto più avanzato, lì aiuterà a crescere, fornirà una spinta per questi per crescere, e così facendo migliorerà se stesso, e in un certo senso aiutando gli altri guadagna anche dei crediti e meriti poi per poter ritornare sulla Terra eventualmente più avanti. La Terra non è preclusa per sempre, ma è preclusa fino al raggiungimento di un livello morale adeguato, ecco. Ed è Senti, questo un te fenomeno. lo chiederanno tutti continuamente, Sì. ma come è fatto l'aldilà? Anche se non c'è una regola. Non c'è una Ecco. regola. Non c'è una regola Cosa ci fissa. puoi dire? Come si vive? Allora, nell'aldilà noi abbiamo, diciamo così, diversi resoconti che riceviamo attraverso i messaggi degli spiriti, e anche di interi libri che gli spiriti hanno dettato al medium, appunto come Chico Xavier di Valdo. Più famoso è Nosso Lar, Ah, sì. di cui è stato fatto anche un film, che è stato tradotto anche in italiano e tutto. E quindi il mondo spirituale è molto. Noi vediamo, diciamo, abbiamo delle cartoline del mondo spirituale. Quindi le rappresentazioni che abbiamo sono degli assaggi, non è una rappresentazione completa. Per quello che sappiamo, esistono delle colonie, che sono delle specie di città virtuali in cui si riuniscono spiriti affini con più o meno lo stesso livello evolutivo, lo stesso livello morale e gli stessi interessi anche, per cui ci sono colonie che sono più incentrate allo studio dell'arte, altre della musica, piuttosto che allo studio delle scienze. In queste colonie lo spirito acquisisce ulteriori conoscenze, si prepara per le future reincarnazioni, quindi studia il proprio progetto reincarnatorio e si prepara moralmente per affrontare le prove che dovrà affrontare poi nella reincarnazione. E quindi c'è questo aspetto, diciamo, più positivo, dove tutti vorremmo andare nelle colonie, dove lo spirito sostanzialmente sta bene, in pace, e ci sono alcuni che godono anche di felicità grande, profonda, autentica. C'è anche il rovescio della medaglia,
ci sono ambienti nel mondo spirituale dove invece c'è grande sofferenza, potremmo anche definirlo una sorta di inferno, non di fuoco e fiamme, ma un inferno di sofferenza dello spirito, dove ci sono spiriti che hanno commesso gravi azioni pesanti e come sempre situazioni sfumate. Il mondo spirituale non è tutto bianco e nero. Ci sono tantissime tonalità di grigio, ci sono sfumature, ci sono situazioni e situazioni, vie di mezzo. E quindi nel mondo spirituale c'è di tutto, c'è dall'inferno al paradiso, davvero. Poi da come è l'aspetto, diciamo, tangibile, pratico, è molto diverso, dipende dai singoli casi, perché il mondo spirituale non ha una realtà già preordinata e prefissata. L'aspetto che prende il mondo spirituale è plasmato dagli spiriti, quindi è veramente una sorta di realtà virtuale, quella del mondo spirituale, per cui se io mi immagino che siccome sono all'inferno, perché so di aver fatto delle cose orrende, nella mia concezione, nella mia idea, ci deve essere anche il fuoco. Magari davvero io mi vedo in una valle infuocata, ma non perché ci sia davvero del fuoco, ma è una Va creazione della mia mente. bene, quindi dobbiamo, in sintesi, dobbiamo continuare a lavorare non solo qui su questo piano 3D, ma anche di là. Assolutamente sì, diciamo che quando si dice riposa in pace, magari si riposasse. Nel mondo spirituale, Ma quelle comunque. colonie più simili alla terra, so che addirittura si mangia, si ha una casa. Ci sono colonie in cui l'aspetto della vita quotidiana è molto simile all'aspetto della vita terrena. Molti spiriti hanno ancora il bisogno dell'alimentazione, non che ci sia un bisogno fisico, ma è un condizionamento mentale. Per cui lo spirito ha bisogno di energie, in realtà potrebbe assorbire queste energie direttamente da Dio. Uno spirito puro, uno spirito molto evoluto, assorbe le energie di cui ha bisogno direttamente da Dio. Noi che non siamo ancora così evoluti e che siamo mentalmente ancora legati al nostro corpo fisico, siamo ancora molto animalizzati, abbiamo bisogno che per acquisire energie devo mangiare. E quindi ho bisogno di un simulacro che contenga questa energia divina, che soddisfi la mia mente, mi convinca che sto assorbendo l'energia. E quindi ci sono spiriti che mangiano cose più leggere rispetto a qui, ma hanno questo bisogno di alimentarsi, c'è il bisogno di riposare, di dormire. E È sono, anche diciamo, una cosa importante che si continua a lavorare, no? sì, è un lavoro, diciamo, non come qui, diciamo, un lavoro per produrre, non è un lavoro per mantenersi, ma è un lavoro per crescere, è un lavoro su di noi e per aiutare la collettività, è un lavoro per aiutare, ma in realtà quando noi aiutiamo gli altri, in realtà aiutiamo anche noi stessi. E quindi il lavoro è sempre inteso in questo senso nel mondo spirituale. Di forma volontaria, faccio quello che mi è utile per crescere, che mi piace e che fa bene anche alla comunità nel quale sono inserito. Questa, diciamo che sia una colonia, deve comunque essere una cosa produttiva anche per gli altri, non solo per me stesso. Senti, ma quando avverrà, anche se poi i tempi precisi non li conosce nessuno, che la Terra si trasformerà in questo pianeta di rigenerazione? Parliamo di mesi, di anni, di eoni. No, è diciamo nel corso di questa generazione, possiamo dire. Le date esatte in realtà nessuno le sa, non c'è un calendario rigido, prestabilito. Ci sono varie idee, c'è chi pensa che sarà un po' prima, chi un pochino più dopo, ma diciamo che nell'arco dei prossimi decenni già si vedrà questa, diciamo, questo
l'inizio del nuovo mondo. Ma sarà un cambiamento graduale, immagino, oppure ci sveglieremo una mattina in un mondo migliore? Per chi no, non ci sveglieremo direttamente in un mondo migliore. Diciamo, è una cosa più graduale, però ecco, potrebbero esserci come dire, degli scossoni, non sarà un passaggio del tutto fluido, morbido, progressivo, ci saranno bei scossoni. Questo anche la spiritualità è stata chiara, sia da un punto di vista sociale, scossoni da un punto di vista materiale, quindi anche cose climatiche piuttosto che sconvolgimenti vari. E questa transizione non sarà, ecco, però non sarà una cosa che vai a letto la sera e ti svegli al mattino è completamente cambiato tutto. Ecco, questo no. No, è come la ristrutturazione di una casa, no? Io faccio sempre questo esempio della ristrutturazione di una casa. Adesso viviamo in questa casa che è la Terra e ci sarà una ristrutturazione pesante di questa casa, per cui alcune pareti verranno demolite, gli intonaci verranno tutti rifatti, il tetto viene rifatto, quindi rimarranno solo alcuni muri portanti. E poi, terminata l'opera di demolizione, comincia la ricostruzione. Quindi diciamo che adesso siamo ancora nella fase di demolizione del vecchio mondo. Ma stiamo chi arriverà in questo nuovo mondo, secondo te? Avrà consapevolezza di ciò, di essere in un mondo nuovo? Si avrà la consapevolezza, sì. Si avrà la consapevolezza, sarà chiara la percezione. In quel momento, magari non si saprà dire una data esatta, no? Non è dal 25 settembre che è cambiato tutto, no. Ma uno guarderà indietro e dirà, beh, rispetto a 10 anni fa è cambiato tutto. Capisco che sta cambiando tutto in maniera profonda, in maniera radicale, anche perché inizieranno a non reincarnare più questi spiriti più così violenti e cominceranno a reincarnare non solo spiriti, diciamo, normali, ma anche più evoluti, che vengono da mondi superiori per aiutare e guidare la ricostruzione del nuovo mondo. E quindi ci sarà un salto, sarà percepibile il cambiamento, ma non in maniera così netta. Diciamo che però, ecco, siamo ancora in una fase di turbolenza e dobbiamo aspettarci turbolenze ancora più intense nei prossimi anni. Sulla vostra pagina di tua moglie avete moltissimi iscritti, ma avete notato nelle persone un cambiamento, un avvicinamento alla spiritualità secondo voi, oppure tutto è uguale a prima? Alcuni si sono avvicinati, c'è un cambiamento, inizia piano piano a diffondersi una consapevolezza. Alcuni sono consapevoli, ma non hanno ancora la forza e la determinazione di mettere in atto, poi, perché non basta essere consapevoli, poi bisogna mettere in atto nel quotidiano il cambiamento. Non basta sapere. Qual è un esempio di come mettere in atto questo cambiamento nel quotidiano? In tutto, dai piccoli gesti, per dire, avere più pazienza all'interno della. Il primo posto dove applicare è all'interno della famiglia, quindi avere più pazienza con il partner, con i figli, con i genitori anziani magari, e avere più disponibilità, vedere, diciamo, nell'interazione con le persone, partire da un punto di vista positivo e non partire subito per l'aggressione, ma partire non pensando che l'altro voglia il male, essere più tolleranti, più buoni, più generosi, più caritatevoli, anche più misericordiosi, che l'altro sì,
prossimo sbaglia, fa molte cose sbagliate, ma ne faccio anch'io di tante cose sbagliate. E quindi devo avere più misericordia, la stessa misericordia che vorrei per i miei errori. Io sbaglio, so di non fare le cose perfette come dovrei farle, so che nel mio agire molte volte involontariamente ferisco tante persone vicino a me, e quindi come voglio essere perdonato, devo perdonare gli altri. E vedere nell'altro che sbaglia, magari sbaglia, ma c'è, diciamo, non c'è una cattiva intenzione. Sbaglia come me. Ecco, cominciamo ad approcciarci con questo metodo piuttosto che essere il censore dell'altro, che al minimo errore additarlo, accanirci, saltargli addosso, soprattutto su internet. Insomma, vediamo. Sono create molte fazioni, no? Molti a scannarsi a vicenda, senza il minimo rispetto uno per l'altro. Molte volte gridiamo al rispetto, il rispetto, sì, ma solo il rispetto per me, l'altro merita una mazzata sulla testa, perché non merita neanche di essere rispettato. No, non è così. Anche l'altro avesse fatto la cosa più orrenda di questo mondo, devo comunque avere misericordia per lui, capire che è uno spirito che deve capire ancora molto e avere pena per lui, perché chi agisce male, commette errori, poi ne subisce le conseguenze inesorabilmente e quindi è destinato a soffrire. Chi fa soffrire gli altri si condanna da solo alla sua sofferenza, perché tutto quello che facciamo ci torna indietro, nel buono ma anche nel male. E quindi chi agisce male si sta condannando a una grande sofferenza in questa, nel mondo spirituale, nelle reincarnazioni future. E quindi devo aver pena di quello e non rabbia. Questo deve essere l'atteggiamento. Poi hai anche detto una cosa, secondo me, da sottolineare, no? Che noi magari a volte predichiamo appunto il rispetto, però non ci rendiamo conto che a volte siamo noi per primi a mancare di rispetto nei confronti degli altri, anche con un semplice giudizio, no? Sicuramente. Non è così o colì. Già lì stiamo mancando di rispetto. È questo, dobbiamo avere l'umiltà di dire anche noi a volte sbagliamo, a volte senza neanche rendercene conto, senza percepirlo, non è che lo facciamo per il gusto di farlo, no? Proprio, siamo ciechi davanti ai nostri errori, non li vediamo, non ne abbiamo consapevolezza, a volte ce l'abbiamo e facciamo finta di niente, altre volte non ce l'abbiamo. Quindi sicuramente anche questo fa parte di un percorso che tutti quanti noi dovremmo affrontare, no? Per evolvere, per migliorarci. Esattamente, è un percorso che tutti fanno, non si scappa, non c'è un altro percorso. Anche gli spiriti che sono i più puri, la grande spiritualità di luce, non è che è sempre stata spiritualità di luce. Anche gli spiriti più illuminati hanno fatto i loro errori, hanno seguito lo stesso cammino che stiamo seguendo noi una volta, magari millenni fa o anche miliardi di anni fa, in altri mondi, in altre epoche, hanno commesso errori, si sono pentiti, hanno riparato i loro errori, hanno imparato. Sono passati attraverso la nostra stessa scuola, diciamo così. Noi siamo ancora alle elementari, noi passando dal mondo di espiazione e pena al mondo di rigenerazione, è come se uscissimo dall'asilo, perché siamo qua che ci litighiamo, il mio giocattolo è più bello del tuo, il mio paese è migliore del tuo, e questo è mio, non ci giochi, e no, questo è il tuo, e il mio è tuo, ci azzuffiamo su di chi è la macchinina, su di chi è la bamboletta. Addirittura anche a livello di chi più è elevato spiritualmente e chi meno, addirittura. Anche, cioè, chi si azzuffa su questo. Ma siamo bambini spiritualmente, stiamo per andare alle elementari. I grandi spiriti di luce come se fossero all'università, ma sono passati anche loro attraverso l'asilo, le elementari e tutta la trafila. Comunque ci dobbiamo ricordare che siamo qui tutti per imparare. Senti, ma
Perché non ci ricordiamo le vite precedenti? Perché? Perché non è necessario in realtà. Non ci serve, vedete, tanti chiedono, ma perché noi dobbiamo fare sempre questo paragone con la scuola? Il mondo, la reincarnazione è come nel mondo spirituale noi ci prepariamo, studiamo, reincarniamo e reincarniamo per affrontare una prova, per affrontare il compito in classe, per vedere se quello che abbiamo studiato l'abbiamo capito e l'abbiamo appreso veramente. Quindi non ci serve sapere nei compiti in classe precedenti cosa abbiamo sbagliato, ci serve sapere la cosa giusta da fare. Non mi serve perché io posso aver sbagliato in un modo nel passato e sbagliare in un modo nuovo, più creativo oggi. Ma ce ne rendiamo conto anche nella stessa reincarnazione. Quante volte diciamo no, ancora ho commesso lo stesso errore? Nella stessa vita lo sappiamo, rifacciamo gli stessi errori, anche se ce lo ricordiamo perfettamente e ci ricadiamo. E quindi non c'è come non è che ricordare risolve il problema. La sapere la cosa giusta da fare ce lo dice Gesù, ce lo dice i suoi insegnamenti morali, è il Vangelo che ci insegna quello che dobbiamo fare e dobbiamo sforzarci di fare quello, di mettere in pratica quegli insegnamenti. Molte persone dicono di avvertire i loro defunti e molti invece vorrebbero avvertirli. Quando succede, senza essere medium, che si avverte la presenza di qualcuno che è passato oltre, quando riesce uno spirito disincarnato a mettersi in contatto con noi? Non ci sono tempistiche fisse, ogni spirito segue un suo percorso con tempi differenti. È molto variabile questo aspetto. È vero che alcuni si percepiscono la presenza dei loro cari, dipende anche dal livello di sensibilità che ciascuno di noi ha, perché la medianità, tutti abbiamo una certa dose di medianità, più o meno sviluppata, e quindi tutti siamo più o meno in grado di percepire una presenza spirituale. E ovviamente quanto più lo spirito è legato a noi e ci è vicino e affine emotivamente, più è facile percepirne la presenza. Ma non sempre lo spirito è vicino a noi, perché a volte ha bisogno di percorsi diversi, non ha preso ancora magari consapevolezza, oppure nel sonno riparatore, ma succede che si senta. E altre volte però è anche una proiezione, diciamo così, psicologica, quindi è un confine molto sfumato, dove è difficile definire con certezza sì, è così, no, no, è cos'altro. Senti, è già quasi passata un'ora, ma io vorrei Tante che, cose. sì, ci sarebbero tante cose da dire e vorrei anche proprio ritornare su questo argomento, perché molte persone vorrebbero appunto percepire, magari se c'è un consiglio che poi potete dare a queste persone, senza fare sedute spiritiche assolutamente o cose del genere, per avvertire di più magari il mondo sottile, qual è il tuo consiglio? Il consiglio che posso dare è la preghiera, aiuta, preghiera, meditazione, in un certo senso anche lo studio del mondo spirituale, nel senso con le sue dinamiche, le leggi, il funzionamento, perché la consapevolezza che lo spirito è immortale, quindi chi è partito è solo un arrivederci e non è un addio. Aiuta a dare serenità e quanto più siamo sereni, più è facile la comunicazione con il mondo spirituale. Perché per molti, per esempio, tanti dicono: ah, ma io non sogno mai il mio caro. Perché? Perché a volte il dramma della separazione dopo che c'è stato l'incontro è così forte che è come se fosse rivivere completamente il lutto da capo. E quindi la spiritualità di luce o evita che ci sia l'incontro o ne cancella il ricordo.
E quindi quanto più siamo tranquilli, sereni, viviamo consapevolmente questa separazione come una cosa momentanea e non definitiva, più è facile che ci sia questo contatto. Vogliamo ricordare un attimo il nome del tuo canale YouTube? Io invito tutte le persone che hanno seguito la nostra chiacchierata di venirvi a iscrivere da voi proprio per acquisire consapevolezza, no? Lì abbiamo molte dirette in cui parliamo di un'ora, un'ora e un quarto, in cui ci sono temi specifici dalla transizione planetaria piuttosto che il mondo nuovo, l'aborto piuttosto che l'eutanasia, e tanti argomenti specifici e poi tutte le dirette di studio. Il canale è Semi del Domani. Semi del domani, lascerò comunque poi tutti i vostri riferimenti qui in Sì. descrizione. Stefano, io spero molto che tu tornerai a farmi visita. Volentieri, Grazie, volentieri. grazie. Io sono una tua iscritta, tra le altre cose. Seguo avidamente le vostre dirette. Tua moglie Sandy è bravissima, anzi, portale i miei saluti. Qual è il Senz'altro. messaggio che vuoi lasciare a tutti noi, nell'attesa di una nostra futura chiacchierata? Io il messaggio che voglio dare è veramente un messaggio di speranza. Il nuovo mondo dipende solo da noi e quindi cerchiamo di essere noi il nuovo mondo. Dobbiamo cominciare da dentro di casa nostra e realizzarlo, questo nuovo mondo. E quindi lavoriamo così, senza preoccuparci di quello che succederà fuori, nel mondo materiale. È rilevante. Quello che importerà davvero sarà il nostro comportamento. Quello che succede fuori, una cosa, l'altra, una profezia piuttosto che l'altra, sono cose secondarie che lasciano il tempo che trovano. Quindi non Quindi, accantoniamo anche questa paura che ci sta pervadendo un po' tutti in sì. attesa chissà di cosa. Non guardiamo, diciamo che stiamo attraversando un ponte sopra un abisso verso un mondo decisamente migliore. Non guardiamo in basso verso l'abisso, non guardiamo indietro. Guardiamo avanti dove stiamo andando, che è un bel posto, e rendiamoci degni di quel posto. Di quel posto. Grazie, Stefano. Grazie. A Grazie a presto. te. A Grazie. presto. Ciao, ciao.